in battuta quindi è proprio il giovane di turno, Stefano Armenante. Vediamo la ricezione, vediamo su chi sceglierà di battere. Ricezione di Della Lunga, primo tempo, non si coordinano bene, però è una palla che Mazzone colpisce solo con le falangi superiori e termina out, quindi primo punto per Lagonegro su errore. Emma Villas. Sì, parziale che dà la vittoria a Siena per 3-1, i set sono stati vinti 25-22, 22-25-12 per un totale di 1 ora e 50 minuti. 4 set dunque, soltanto i primi due forse giocati più alla pari tra le due formazioni. Il primo sicuramente Lagonegro ha saputo ben tenere testa fino al 22-20. Vantaggio da parte dei senesi che hanno giocato sicuramente con maggior precisione e nel finale del primo set al centro con Zamagni e poi con lo schiacciatore Della Lunga sono riusciti a portare in cascina. E allora è entrato Fantauzzo per la battuta. C'è un tocco a muro di invasione di Dore Della Lunga che ha fermato palla ma ha spinto anche sulla rete, sul nastro, e quindi 24-22 in battuta Tiziano Mazzone per Lagonegro. Vediamo chi battezzerà per la ricezione, su chi batterà. No, è andata out e quindi chiude 25-22 Emma Villas il primo set, un primo set sicuramente bello, in qualche fase un po' confuso, ma che ha permesso alle due squadre di prendere, come dire, confidenza con le fasi di gioco, e poi nel finale si è dimostrato anche interessante dal punto di vista tecnico. Secondo set cambia completamente forse la mentalità da parte dei lagonegresi, che entrano in partita più agguerriti, e questo si nota già dai parziali che vedono la Cave del Sole avanti per 4-8. Naturalmente i senesi non stanno lì a guardare, provano ad accorciare con il solito Della Lunga e anche Romano e si portano sul 8-10. Spanakis successivamente e D'Amico chiamano a turno il time out e arriva poi il massimo vantaggio della Cave del Sole sul 17-21. Ancora il recupero è da parte dei senesi, però qui si fa ben vedere il russo lagonegrese Turin e anche lo schiacciatore Mazzone che segnano la parità nel computo dei set. Panciocco in battuta oltre 9 metri, non forza. Armenante sul muro che tocca, palla che si impenna, out il punto, il 25esimo per la squadra di Lagonegro, che restituisce anche il punteggio portando in esatta parità le due squadre sia nel set sia nei punti. Terzo set inizia Siena nuovamente con un vantaggio, la Geomedical tiene testa ma solo per l'inizio del set. Ben presto l'altro russo della partita, che è anche lui Igor, ma questa volta lui si chiama Yudin, che è schiacciatore tra le fila del Siena, segna l'11-9 con un ace. Molto forte il suo servizio, molto preciso, infatti quando è andato in battuta ha sempre dato problemi alla ricezione lagonegrese. Così il massimo vantaggio del Siena arriva sul 19-14. È troppo lungo poi il margine, nonostante un leggero recupero, però Siena chiude il terzo set. Azioni che certo. Vengono con l'esperienza. Poi però è Spadavecchia che ci pensa a chiudere con un errore sul 25-22. Il terzo set, 25-21, scusate,
il terzo set, un set che riporta in vantaggio Emma Villas. Quarto set, da subito si capisce che non c'è molto gioco da parte dei lagonegresi. Siena si impone sull'8-1 e va avanti nel set fino a chiudere definitivamente la partita e a portarsi a casa i tre punti. 24-12 il parziale. In campo Armenante al posto di Russo, e qui deve forzare per forza e Mazzone. Qui, Mazzone deve tirare la classica castagna o il missile, come lo vogliamo definire. Così è, però esagera, sbaglia Mazzone e consente a Emma Villas di chiudere l'incontro col punteggio di 25-12, quindi 3-1. Emma Villas all'esordio in casa strappa i tre punti. I parziali 25-22, 22-25, 25-21, 25-12. Un incontro che porta ossigeno, una partita che porta ossigeno a Emma Villas. Delle tre partite che abbiamo fatto, questa era sicuramente la più difficile, perché comunque Siena è una piazza importante, è una squadra forte, quindi diciamo che sapevamo di avere delle difficoltà e che avremmo incontrato delle difficoltà. Tuttavia, credo che la partita di Siena la possiamo sintetizzare in una partita da due volte, dove i primi due set abbiamo giocato alla pari e credo forse anche meglio noi. Fermo restando che poi abbiamo perso il primo set per poco e poi abbiamo vinto il secondo. Poi il terzo e il quarto, devo dire la verità, sono stati superiori, insomma, i senesi in più reparti. Abbiamo avuto un calo noi un po' mentale, un po' fisico, diciamo che certe cose non sono proprio andate per il meglio. Abbiamo purtroppo perso le prime tre partite. La squadra non ha avuto la partenza che immaginavamo e che comunque pensavamo potesse avere, ma questo non ci scoraggia, anzi ci dà, come dire, di buon auspicio, perché vogliamo comunque continuare, vogliamo lavorare, siamo sicuri che la squadra è ben attrezzata, è una squadra forte, che lo staff è di primo livello, e quindi siamo fiduciosi, diciamo così, per il futuro. Ma domani rientriamo a fare allenamento con la consapevolezza di portarci in palestra quello che di buono abbiamo fatto a Siena. Quindi ripartiamo dalle cose buone fatte, cercando di migliorare in vista di domenica. Abbiamo una partita importante domenica con il Cantù in casa, e quindi io sono fiducioso, cioè, o meglio io, siamo tutti fiduciosi di fare bottino pieno almeno domenica. Prossima gara che si terrà a Marsico Vetere, quindi nel palazzetto di Villa Vagri, che ricordiamo che è la casa dei lagonegresi per questa stagione, e l'avversario di turno sarà la formazione di Cantù. Ricordiamo anche un'altra cosa, che Siena Lagonegro è stata l'unica partita che è stata disputata della terza giornata del campionato di Serie A2 Creda in Banca, poiché tutte le altre partite sono state rimandate a causa di varie positività riscontrate all'interno del gruppo squadra, per cui risultati poi arrivati tra venerdì e sabato mattina non hanno permesso alle altre squadre di giocare. L'unica superstite, per così dire, partita è stata quella tra Siena e Lagonegro, quindi anche una classifica un po' falsata, perché ci sono molte squadre che non hanno giocato alcune partite e siamo soltanto alla terza gara. Vedremo adesso che cosa succederà e vedremo come andrà il proseguo del campionato.